cosa provi quando mangi i cappelletti al ragù? Ah, il mio gatto piscia dappertutto. Cioè, secondo voi, cioè se voi sentiste uno che fa una domanda di questo tipo e la risposta è quella che ho appena dato io, cosa pensate? Cioè, pensate che siamo di fronte dei matti? Buonasera, Gobbi. Ho ascoltato la conferenza stampa di Allegri, ma diciamo che questo discorso vale un po' per tutti i giocatori e tutti gli allenatori, Viene fatta una domanda, si risponde con tutt'altro. Mai si entra nel merito, sempre superficialità. Io sinceramente non capisco come si possa andare avanti in questo modo. Cioè, a me sembra veramente di avere a che fare con dei matti. Ma cacchio, ma parliamo dei problemi, parliamo di calcio, entriamo in profondità negli aspetti tattici. Ammettiamo se ci sono degli errori, niente. E Allegri in questo è un mago, nel rispondere blu quando gli si chiede di che colore è il bianco. Primo Allegri, secondo ci metto Inzaghi. Non è che ci sono tante altre strade, sono questi due qui. Però Allegri in testa assolutamente. Per me una mancanza di rispetto, ma anche tra loro. Cioè, non capisco. Comunque, conferenza stampa, zero novità, io sembro un disco rotto perché tanto ad Allegri gli sono state fatte un paio di domande interessanti dove si poteva sviscerare, si poteva parlare di calcio, ma ovviamente ha tirato la palla in tribuna. Una gli ha detto che è stata ancora, se pensa che se non è un fallimento cos'è perdere 4 partite su 5, e lui cosa dice? Trovate voi la parola giusta, quindi non ammetti che c'è una questione da risolvere, non ammetti che c'è un problema. Altra domanda, ma secondo lei, se riguarda fin dall'inizio della stagione, cosa c'è che potrebbe aver sbagliato in qualche scelta, in qualche decisione? Lui cosa risponde? Quando si prendono le decisioni sono sempre giuste, poi con il senno di poi è facile. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Conosco persone che parlano, che hanno sempre i se in bocca e sono disperati in giro per il mondo. Ecco, questo più o meno è stata la risposta. Ma ragazzi, io non capisco. Cioè, prendere atto dei problemi è il primo step per risolverli. Ma è possibile che nelle conferenze stampa non ci sia mai da parte sua la volontà di prendere atto e dire sì, in questa partita, analizzandola, poi mi sono reso conto che potevo fare meglio in questo, potevamo sviluppare meglio il gioco, questa fase in quest'altra. Cioè niente. Siamo di fronte a conferenze stampa in cui si dovrebbe parlare di calcio e invece non si parla di calcio. Vabbè, comunque. In attacco giocheranno Milik e Ken perché Vlahovic non ha recuperato e sinceramente sono un po' preoccupato perché non vorrei che fosse una ricaduta della pubalgia che lo ha portato a lavorare tutta estate invece di fare le vacanze. Ci manca anche questa, poi siamo a cavallo. Non si sa altro, io sinceramente mi sono un po' stancato anche di vedere sempre le stesse cose. A sto punto sarebbe ora secondo me di cominciare a mettere in campo i ragazzi Miretti, Fagioli, anche questo Ealing Junior. Insomma ragazzi, è ora di dare una svolta, di cominciare a fare qualche cosa di diverso. Cioè, com'è che si dice, se fai quello che hai sempre fatto otterrai quello che hai sempre ottenuto. Ecco, noi ragazzi qui siamo davanti a una situazione nella quale è ora di cominciare a fare sul serio dei cambiamenti, dare dei messaggi, cominciare a provare a costruire anche qualcosa per il futuro. Sono stanco di vedere le solite cose, il solito tram tram. Tra l'altro, oltretutto, ancora una volta mi tocca di sentire queste frasi in conferenza stampa: se è necessario bisogna fare una partita sporca. Che cazzo vuol dire bisogna fare una partita sporca? Cioè, una partita sporca potrebbe essere, che ne so, fai una bella partita, attacchi, hai tante occasioni da gol, non riesci a buttarla dentro più di una volta e alla fine puoi anche buttare la palla in tribuna, va bene. Ma una partita sporca, lo so io cosa intende lui, perché ormai l'ho sentito mille volte, mettendosi a livello di altri, in questo caso del Lecce, quindi una squadra che è sicuramente inferiore a te. Ma cosa vuol dire? Ma tu sei superiore e devi cercare di dimostrare la tua superiorità col gioco, con l'aggressività, con l'intensità, non una partita sporca se è il caso. Insomma, il solito approccio. Ma ragazzi, ripeto, io ormai sembro un disco rotto, però faccio fatica a trovare altri ragionamenti.
e non mi aiuta nemmeno lui perché non cambia. Quindi cosa volete che vi dica? Che ci stiamo trascinando in questa stagione dove non vedo prospettive, non vedo ottimismo. Però insomma, visto che siamo dei tifosi, la passione salta sempre fuori. Quindi anche domani vedremo, incrociando le dita, imprecando, e si vedrà. Mi hanno chiesto di parlare ogni tanto anche di altre squadre, potrei anche fare questo ragionamento. Chiaro che per parlare di altre squadre devo vedere le partite, però insomma ci ragiono. Ciao ragazzi, a domani.